27esima puntata da WWE Spotlight speciale Raw, puntata particolare perché è quella dopo la Royal Rumble, e quindi praticamente si iniziano a delineare delle prime cose, piccoli screzi. Sicuramente una cosa che si è delineata è stata praticamente che Drew McIntyre ha visto esaudite le sue preghiere, in quanto il buon CM Punk si è presentato sul ring con il braccio al collo, stirato un'altra volta il tricipite del braccio destro, se non erro, successivamente alla Future Shock che ha subito all'interno della Royal Rumble Match, proprio da parte di Drew McIntyre. Classico CM Punk, si è presentato sul ring dicendo che io vi amo tutti, vi ringrazio per essermi stati vicino, eccetera, eccetera, eccetera. Drew McIntyre gli ha risposto: sì, tutte stronzate. Ho voluto tanto questa cosa. Quando l'ho saputa, ho dormito come un bambino. Adesso te ne puoi pure andare. Lascia giocare i grandi, arrivederci, grazie. CM Punk ha provato a rispondergli, ma non ha avuto tempo veramente di proferire parola, perché ovviamente Drew McIntyre si è scagliato sul braccio infortunato già di CM Punk. Arrivato Sami Zayn a interrompere il discorso. Nel main event, Drew McIntyre, Sami Zayn hanno avuto un match in Drew McIntyre. Dunque, ho fatto una prefazione che è lunga una quaresima, però diciamo che è stata necessaria per sì, infatti, una cosa incredibile. Allora, CM Punk aveva determinati piani, no? Al suo posto però, diciamo, questi piani non ci sono più, perché giustamente lui si è infortunato. Però, secondo me, non tutto è male in questa cosa, perché magari si liberano determinate posizioni anche per WrestleMania. Una di queste, sicuramente, secondo me, è proprio quella di Drew McIntyre. Ora, come vedete l'apporto di Drew McIntyre da qui fino a WrestleMania, che diciamo è il prossimo baluardo della WWE, e infatti di storyline, eccetera, anche perché per il momento sembra davvero un po' in mezzo al nulla, cioè non sembra favorito per un match. Non se per il titolo, scusate, non ha faide perché quella lì con Sami Zayn un po' estemporanea. Luca, come lo vedi questo Drew McIntyre? Lo vedo comunque, io lo vedo ancora in WWE, secondo me, rispetto a qualche settimana fa, per È già quanto qualcosa. riguarda l'aspetto contrattuale, io credevo di no, invece anche con Punk che gli dice che quando tornerà andrà a prenderlo, è come se un po' ti spoilerassero, no? Che abbia rinnovato. Comunque, al di là di ciò, è vero, non ha una vera e propria, un vero e proprio piano per WrestleMania, però non ce lo vedo in questo momento, ma io credo che rientrerà in qualcosa del titolo, in qualche modo. Io credo che lui possa essere il sostituto di Punk, dove doveva essere Punk, anche per comunque tenere fede al senso che c'è con questa faida con Punk, no? Che dopo gli ruba anche il posto, dopo averlo infortunato, cioè, da una parte ci sta, ci potrebbe stare. E bello comunque il segmento perché mi è piaciuto molto. Hanno parlato veramente molto bene. Poi lui sta facendo un grosso lavoro sui social che fa veramente spaccare da ridere. Sì. Sta sfottendo Punk in ogni modo. Mamma mia, davvero. Fabri, tu il buon Drew McIntyre come lo vedi da qui fino a insomma? Io dico che stanno ricreando la maniera per rimandarlo contro Seth Rollins a WrestleMania e stavolta Drew McIntyre vince. E di fatto prende proprio il posto di CM Punk in tutti i sensi. Però Esatto. secondo me gli danno la vittoria. Però devono un pochettino lavorarci per il discorso che comunque ha perso da poco con Rollins, cioè è chiaramente come si dice, è un piano B perché ha perso CM Punk, quindi tanto vale metterci Drew McIntyre che funziona. Tra l'altro McIntyre così, da heel e fare i promo così, vi dovete andare a vedere un promo che aveva fatto, non mi ricordo in quale federazione britannica, dopo poco che era uscito in WWE. Cioè, era esattamente questo, cattivo come l'aglio,
non tipo aveva fatto una cosa contro il promoter gli era andato a favore e poi lui tipo l'ha picchiato, cioè cose simili, cioè era proprio andato fantastico, era molto simile tendenzialmente a questo, non mi ricordo quale federazione, poi cercherò di marcarlo da qualche parte. Ed è ritornato Drew McIntyre, che funziona meglio da heel, anche se lui ha la faccia da buono, perché comunque la faccia da buono e si vede veramente, deve essere una delle persone veramente brava come persona, lo si vede proprio anche quando nelle interviste, eccetera. Però, cazzo, così funziona, cioè ha letteralmente zittito CM Punk in un attimo, poi anche il discorso di averlo, diciamo così, picchiato. Però sono proprio convinto, io vabbè, è un po' che dico che secondo me ha firmato anche già da un po' di tempo, poi magari non è vero, però perlomeno l'intenzione è quella. Però secondo me va a prendere il titolo di Rollins a WrestleMania. Possiamo dire, Leo, che lui Tu puoi dire prima di questo. quello che vuoi. Tu Ecco, comandi, grazie. puoi dire quello che vuoi. Io sono meglio delle fighe, io. No, possiamo dire che McIntyre dopo questa puntata è ufficialmente heel, perché nelle ultime settimane girovagava secondo me sul tweener. Sì, assolutamente. Assolutamente, diciamo che si è proprio, diciamo, no? Cristallizzato il discorso, il fatto che lui sia un heel, più che con il promo, proprio con l'attacco sul braccio infortunato, che è la cosa tipica da heel. E secondo me per uno stage come quello di WrestleMania, una cosa così smaccatamente heel infiamma il pubblico e quindi è una cosa che può piacere. Più o meno sono d'accordo con tutto quello che hai detto voi per quanto riguarda il discorso di McIntyre nel futuro, eccetera. Io, senza che voi diciate nulla, metto solo un paio di pulci, ossia Gunther, pulce numero uno per il titolo, e la pulce numero due non la metto io, ma la mette lo stesso Rollins. Perché? Perché? Successivamente all'interno della puntata entra in scena Cody Rhodes, vincitore della Royal Rumble, alla fine della Royal Rumble, dopo aver indicato il segno, come si chiama, il logo, no, del WrestleMania 40, sale sul ring e indica Roman Reigns, che era, diciamo, in piccionaia insieme al buon Paul Heyman. Roman Reigns che si gira per dire: ma ce l'ha con me? Sì, ce l'ha con te. Rollins, che era in piccionaia dall'altra parte, vede tutto e esce sullo stage e gli dice: caro mio, ti vedo già lanciato verso Roman Reigns, ma già hai perso l'anno scorso contro Roman Reigns. E quindi te lo chiedo ufficialmente: sei sicuro che desideri la cintura degli Hulk Hogan, dei poteri di Hollywood, dei poteri politici forti, e non vuoi questa di cintura, che è la cintura di Dusty, delle persone, lui l'ha definita blue collar, che fondamentalmente sarebbero i colletti blu, quelli che lavorano, gli operai. E allora io ve lo chiedo, secondo voi, posto il fatto che Rollins, se doveva toccare una corda giusta, proprio ci è andato giù col macete su questa corda, non risalgono un po' le possibilità che Cody potrebbe prendersi questa cintura piuttosto che l'altra, Luca e poi Fabri? No, premetto che per me la storia di Cody deve finire contro Roman Reigns, per quello che è successo l'anno scorso anche, a WrestleMania l'anno scorso. Per me hanno fatto un egregio lavoro sul metterti il dubbio che sembrava non esserci prima di Raw. Aveva indicato Roman col capitolo aperto, pareva 100% Roman. Qui hanno fatto un gran lavoro sul metterti il dubbio perché le motivazioni sono state eccezionali da parte di Rollins. I contenuti e il promo molto molto belli. Cody che comunque è molto bravo a essere provato, no? Lui su questo penso sia il numero uno a mostrarsi provato e sicuramente il dubbio c'è. Io sono sempre dell'opinione che lui andrà a prescindere su Reigns e questo segmento dovevano farlo per forza, se no rimaneva tutto incredibilmente scontato. Però gli va dato atto che hanno fatto un gran lavoro, cioè è questo che dovevano fare per non rendere esattamente tutto scontato. Secondo me è ottimo lavoro. A Fabri.
per carità, è stato bravo Seth Rollins, però non credibile per due semplici motivi. Cody Rhodes deve prendersi la rivincita contro Roman Reigns, a prescindere da che cinture siano. E Cody Rhodes con Seth Rollins è 3-0. Cioè, non ha senso. Semmai è Seth Rollins che vuole andare contro Cody Rhodes proprio perché è sotto 3-0. Però Cody Rhodes, se andiamo a vedere in base di risultati, guarda Seth Rollins dall'alto al basso, da quel punto di vista. Molto dall'alto, Faber, perché comunque ha vinto anche con un braccio in meno, se ti ricordi. Esatto. C'è da dire, ha fatto benissimo Seth Rollins a dire che quello è il titolo di suo padre, eccetera. Il problema dei due titoli è che, avendo un titolo che Roman Reigns detiene da tanti anni, quello di Seth Rollins passa lo stesso in secondo piano, anche se per assurdo è più importante quello di Seth Rollins, perché ha ragione Seth Rollins, è il titolo quello, non è quello di Roman Reigns il titolo, è quello di Seth Rollins. Soltanto che, no, anche se poi l'hanno rimesso dopo, ci mancherebbe, è soltanto che il fatto di avere Roman Reigns campione da tanto tempo ti fa rendere speciale, diciamo così, quello di Roman Reigns, e quindi poi punta su quello, ma proprio per il discorso che la sua rivincita è con lui, non ha battuto Roman Reigns, lo vuole battere. Poi sappiamo che è una tipica storia americana, e la tipica storia americana deve finire con Cody Rhodes che batte Roman Reigns. Chi ha un dubbio non è solo Cody Rhodes in questa puntata, ma è stata anche Bayley, perché uscendo sul ring insieme a tutto il damage control, pronte a fare festa, eccetera, pronte a indicare la cintura di Rhea Ripley, arriva la stessa Mami a dire calma, 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 stile, come si chiama? Stile Allegri, no? Che predica calma durante le conferenze stampa. Wow, calma, calma. Calma, calma, calma. Dice, vabbè, innanzitutto brava, facciamo i complimenti alla ragazza. Seconda cosa, dice, ma guarda, questa cintura, se proprio la vuoi, è proprio il momento in cui dice queste parole, arriva Nia Jax, che da dietro scaraventa a terra Rhea Ripley, la stende poi dopo sul ring, banzai drop, prende il microfono e dice, amica mia cara, tu non sei a livello di Rhea Ripley. Lascia stare. Vai contro l'amichetta tua del damage control, Io Sky, e va bene così. Tant'è che Bayley, con due occhi così come i gatti quando la combinano grossa, con il damage control che è sempre bella che è data a gambe, dice, sapete che c'è? L'annuncio lo farò venerdì a SmackDown. Pat pat sulla testa di Bayley da parte di Nia Jax, quindi se ne riparla venerdì per quanto riguarda l'annuncio di Bayley. Ora io voglio dire, no? Se effettivamente venerdì ci sarà l'annuncio, secondo voi non sarà un po' troppo prematuro? Luca. Volevo dirlo. Volevo dirlo, sì. Non è venerdì. Io, esatto, non è venerdì. Per me. Ah, vabbè, Luca. No, esatto, non sarà venerdì neanche secondo me. E prima dell'annuncio deve succedere qualcosa di grosso tra lei e Io Sky o comunque il resto della stable anche. Deve esserci la spaccatura, de non definitiva, ma comunque una spaccatura importante. Perché così è come se annunci un match, cioè è come se il problema è il match che decide contro Io Sky Bayley e non è quello il problema in questo momento. Deve arrivare dopo, secondo me. Però anche questo, andando nel segmento nel sé, che c'è stato a Raw, anche questa è un po' la situazione come prima degli uomini, no? Hanno dovuto farlo per darti quel minimo di dubbio, anche se qua sappiamo benissimo Bayley dove andrà a parare. Fabri? Non devono costruirlo. Se non esce fuori, io sono della convinzione che sarà Becky Lynch, Rhea Ripley, e vabbè, Bayley, Io Sky. Se Becky Lynch esce fuori, diciamo così, eventualmente dall'Elimination Chamber Match, se dovessero fare l'incontro lì, noi lo scopriremo esattamente in quel periodo lì. E deve succedere per forza qualcosa. Sarebbe, se non ci fosse di mezzo Rhea Ripley,
Bayley dovrebbe rispondere tipo la settimana prima di WrestleMania, o se non addirittura tipo i 3 giorni prima di WrestleMania, solo che c'è anche un'avversaria di Rhea Ripley, quindi non puoi farlo. Secondo me esce fuori Elimination Chamber Match l'avversaria di Rhea Ripley, che, ripeto, per me sarà Becky Lynch. Una volta uscito fuori l'avversaria di Rhea Ripley, allora esce fuori anche Bayley, nel senso, Elimination Chamber Match non mi stupirei se mettessero una sorta, un po' come Royal Rumble, in palio una title shot a un titolo femminile, non al titolo femminile di uno. Non mi stupirei se facessero così per creare un po' poi Becky sceglie Rhea Ripley, oppure anche, scusatemi, Becky sceglie Rhea Ripley, così Bayley è costretta a scegliere Io Sky. In ogni caso va sempre a toccare la stable, anche così andrebbe a toccare la stable. Perché potrebbero dire, ma dovevi scegliere prima Rhea Ripley, perché non l'hai scelta prima, e quindi anche lì, cioè, scoppia casino. Sono d'accordo. Secondo me c'è un discorso che è passato un po' in sordina, cioè Nia Jax ha specificamente detto a Bayley: non sei all'altezza di Rhea Ripley. La domanda che l'ha presa un po' sull'orgoglio personale, quindi magari l'opzione Rhea Ripley la può tenere, diciamo, ancora viva, perché, ma chi l'ha detto che io non sono in grado, capito? Una cosa di questo genere, l'hai detto te, e che vuoi, fatti i cavoli tuoi, arrivederci, grazie. Quindi, secondo me, ancora venerdì prossimo non avremo l'annuncio. Ricordiamo velocemente che Elimination Chamber, visto che ne avete parlato così tanto, ci sarà il 24 febbraio, quindi tra meno di un mese. Andiamo a chiudere questa puntatina di Spotlight Raw con il Match of the Night, Judgment Day e Code DIY per il WWE Tag Team Championship. Il Judgment Day si conferma campione Code DIY. Fine match, arriva sul ring Ron Killings che dice: ah, sapete, abbiamo fatto fortuna, dopo i soldi veri anche in cripto. Priest, che un po' come tutti noi si è rotto il cazzo di questa storia, l'ha fatto attaccare da Dominic Mysterio e JD McDonagh, è arrivato The Miz a supporto, bussato anche il buon The Miz. Ne parleremo nelle puntate successive degli sviluppi che ci potranno essere su queste cose. Dico solo una cosa: premio alla carriera per Ron Killings, titoli di coppia con The Miz. Ci può essere, però io, per come la penso io, i titoli alla carriera, arrivederci, grazie, cioè, non ci è sta. Proprio il massimo, per me. Posto il fatto che c'era una zozzeria che si chiamava 24/7 e cioè, se gli vuoi dare quel titolo per togliere il 24/7, ci vuoi, è giusto. Però, però quel titolo dura come un cerbiatto davanti ai fanali di una macchina di un cacciatore. Detto questo, io ringrazio tutti voi che ci avete seguito fino alla fine di questo match. Vi invito a mettere like, scrivere nella casella dei commenti. Ringrazio Fabrizio. Grazie, Fabri. Grazie, grazie a voi. Grazie a grazie voi. Grazie Luca per avermi fatto compagnia. Grazie a voi per la compagnia. Un saluto anche da parte del Santità. Signori, ci vediamo settimana prossima.